Ok, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata sul nostro canale. Come vedete oggi sono vestito elegante perché vi volevo presentare questo nuovo orologio che si chiama Orient Bambino. Allora, questo orologio è già stato presentato sul canale TGV Tristano e è proprio uguale, identico, cioè io ho comprato proprio la stessa referenza perché appunto mi piaceva. E qui appunto spendo due parole a riguardo di TGV e degli altri, Johnny Casual e gli altri canali inglesi che seguo. Allora, io lo dico una volta perché altrimenti se no dovrei ripetermi durante la recensione di questo orologio tutte le volte che dico qualcosa che è uguale a quello che Tristano ha già detto. Io sotto metterò poi l'indirizzo del canale, l'indirizzo proprio della recensione di Tristano che ha fatto su questo particolare orologio. Però secondo me, cioè, a parte il fatto che comunque è una recensione in italiano, però al di là di questo, io ci tengo a farlo, questa recensione secondo me è importante che si faccia, ed è importante anche che nascano altri canali, anche italiani, perché quello che io veramente apprezzo di questi nuovi canali, questi che per la verità sono questa community, che per la verità è in lingua inglese, cioè sono anglofoni, poi ci sono, vengono dagli Stati Uniti, ci sono dalla Gran Bretagna, dall'Olanda, però quello che secondo me è importante, cioè il tentativo che stanno facendo loro, lo sforzo che stanno facendo è quello di cercare di spiegare il loro concetto di qualità, che è una cosa difficilissima, perché la qualità non è qualcosa di oggettivo, cioè sicuramente è anche qualcosa di oggettivo, ma è anche qualcosa di soggettivo. Per esempio, nelle sue recensioni Tristano utilizza un X factor, no? Cioè ha tutti una base di criteri con la quale dà dei giudizi, dei voti, ma poi ha anche questo X factor è un qualcosa di personale, di assolutamente soggettivo, e quindi diciamo io soprattutto sono affascinato da questo aspetto. E, per esempio anche Johnny Casual, per esempio lui cerca di dare delle definizioni di qualità che vanno al di là dell'oggetto, ma loro non sono stati i primi. Per esempio, se poi vorrei anche più parlarne se ce ne sarà in futuro. Per esempio, questo libro, no? Che è un libro famosissimo, Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, Robert Pirsig, no? A parte che è un libro che assolutamente io consiglio, ma praticamente parla della motocicletta, utilizza la motocicletta strumentalmente per parlare del concetto di qualità, cioè quello qua, perché noi diamo un valore a certi oggetti. Allora, se io vedete, per esempio, ho comprato, cioè questi canali mi hanno ispirato nel comprare degli oggetti che io reputo di qualità. La parte interessante però è capire perché questi oggetti hanno questa qualità, cosa ci trasmettono, che poi tutto è soltanto un archetipo, questa cosa, perché poi tutto si riflette in qualcosa di più generale, che è la vita, no? Perché la vita nostra ha una qualità, e tutto si riflette, tutto è fa parte dello stesso sistema. Quindi, ecco, io un attimo ho spiegato il motivo per il quale così sono così appassionato di questi canali, e appunto io nel mio piccolo, parlando in italiano, proverò appunto a fare questa recensione di questo orologio, che secondo me è un grandissimo orologio. Lo dico subito, costa 130 euro ed è un orologio fatto in house, cioè un orologio di manifattura.
Allora a questo punto andiamo, ci spostiamo e lo andiamo a vedere più da vicino. Innanzitutto diciamo che l'azienda Orient produce orologi molto robusti, sono, come ho già detto, orologi di manifattura, nel senso che vengono fatti all'interno della loro stabilimento in Giappone, e se appunto se volete potete andare anche sul canale della Orient, dove fa vedere un po' tutti i tipi di orologi che hanno in produzione, e fanno vedere anche l'azienda dove vengono prodotti, lo stabilimento dove viene prodotto. Allora, hanno tre livelli gli Orient: c'è questo che praticamente è un entry level, poi c'è l'Orient Star che è un livello medio, per esempio hanno questo qui per esempio è un vetro minerale, mentre invece loro hanno un vetro zaffiro per esempio, no? Quindi hanno un livello di materiali migliori e hanno delle caratteristiche un po' superiori. E poi c'è infine l'Orient Royal, e l'Orient Royal è quello proprio massimo, sono orologi che arrivano a 2-3 mila euro. Io però personalmente non li ho mai visti. Allora, per quanto riguarda questi, diciamo dagli Orient Star e gli Orient questi più entry level, il massimo che può costare è 1000 euro e diciamo sono orologi robusti, ma non vuol dire che non abbiano anche delle complicazioni. Ora, in particolar modo questo, l'unica complicazione che c'ha è a ore 3 ha il datario. Però ci sono anche orologi che hanno il GMT, orologi che hanno il calendario, la riserva di carica, quindi hanno diverse complicazioni. Tutti sono orologi di manifattura. Allora, più nello specifico, la cassa è 40.5 mm. Poi gli anglofoni dicono lag to lag è 46, cioè praticamente sarebbe da ansa ad ansa 46, e come spessore abbiamo 12 mm, lo spessore è questo. Ecco, potete vedere come sia bello questo vetro, è un vetro minerale, diciamo, ecco, così spieghiamo un po'. I vetri ci sono di tre tipologie. Allora, quello più basso come livello è la plastica, come per esempio è quello dello anche se è una plastica particolare, perché poi esistono anche le plastiche particolari, però quello che abbiamo visto del vostro Canfibia è plastica. Poi c'è un livello intermedio che è questo minerale, e poi c'è appunto il vetro zaffiro, che è quello più resistente, e diciamo il livello più alto. Allora, appunto, ecco, questo vetro comunque è particolarmente bello perché è fatto a cupola, vedete l'inclinazione del vetro, è veramente bella, richiama, come del resto anche il disegno del quadrante richiama gli anni 50. Ecco, come misura gli orologi degli anni 50. Ecco, come misura particolare abbiamo anche praticamente il cinturino che è di 21, e per la verità i cinturini da 21, cioè, non sono introvabili, però sono un po' più cioè una misura un po' più strana, solitamente sono 20, 22, 18, però esiste anche il 21, si può trovare. Poi in un altro video vi farò vedere anche i siti dove diciamo le aziende, vi consiglierò alcune aziende. E possiamo dire appunto che la cassa è ben lavorata, e per esempio dunque la cassa è lucidata nella parte superiore, cioè questa,
qui elucidata. Mentre invece è satinata nella parte laterale, questa parte qui è satinata. Quindi è proprio ben lavorata. A ore 6 c'è la scritta water resistant, poi alla fine farò delle fotografie per farlo vedere meglio. E questa è una scritta in corsivo e è molto elegante, a me piace. Ora, water resistant cosa vuol dire? Vuol dire che questo orologio è impermeabile fino a 3 atmosfere, che praticamente vuol dire che vi ci potete lavare le mani, ecco, non di più. Ora, se si bagna non è la fine del mondo, però quanto più lo lasciate all'asciutto meglio è. Insomma, sicuramente non è un orologio da farci il bagno in mare. Il movimento è un movimento giapponese, il calibro è 48-743, è un 21 rubini automatico e non può essere caricato manualmente, quindi non ha la ricarica manuale. Questo naturalmente non è un grosso problema perché uno volendo poi cioè, fa così, lo ricaricano, però insomma, diciamo, se ci fosse non sarebbe stato male perché comunque la sera uno diciamo, può essere una cosa gradevole, no? La sera magari uno lo ricarica, soprattutto se uno ha più di un orologio, magari ha due o tre orologi e li tiene tutti in carica così non deve, quando li cambia non deve rimettere l'ora, non deve rimettere la data. Quindi questa poteva essere una cosa positiva, però naturalmente per questo prezzo non possiamo chiedere di più. Un'altra cosa che gli manca è quello che dicano gli anglofoni, dicano hacking, praticamente sarebbe il fermo macchina, nel senso che se io praticamente stacco, se io metto in posizione la corona per cambiare l'ora, la lancetta dei secondi continua a girare. Mentre invece quelli con il fermo macchina, anche la lancetta dei secondi si ferma. E questo magari potrebbe essere se uno vuole essere proprio preciso, no? Quando rimette l'ora, può essere una cosa, insomma, può essere comunque una caratteristica in più. Comunque per me non è che sia poi così importante. Allora, come movimento, questo qui abbiamo già detto è un movimento robusto, ma insomma non è tra i più accurati, non lo so, Massimo, io credo che possa perdere. Io sinceramente l'ho indossato per 3 giorni e non mi sono accorto che abbia perso niente. Comunque probabilmente perderà un 20 secondi al giorno, che insomma non mi sembra una cosa così grave. La corona appunto è una corona che ha un buon al tatto, dà una buona sensazione anche di robustezza. Sarebbe stato anche lì carino se ci fosse stato l'olostemma della Oriente qua sulla corona, magari forse nelle prossime versioni. Questa è la seconda versione, esiste anche una prima versione, comunque i cambiamenti sono stati minimi. E appunto ora so che ho visto sul sito ci dovrebbe essere, cioè sul canale della Oriente ci dovrebbe essere anche una terza versione. Qua la fibbia ha la scritta Oriente, questa è una cosa carina, però forse la fibbia è anche un po' troppo moderna per l'orologio in sé. E quindi a questo punto niente, io ho finito e ritorniamo in studio. Allora, bentornati in studio. Allora, per quanto riguarda i dati tecnici, non mi rimane che dire che il movimento fa 21.600 a 21.600 bit per ora, il che vuol dire che fa 6 movimenti per secondo, ovvero la lancetta dei secondi si muove 6 volte ogni secondo. Poi, vorrei dire, ormai gli orologi, i divers, questo è un SKX, poi faremo la revisione. Questo è il famoso che già conoscete, il Vostok Amphibia. Ecco, possono essere utilizzati tranquillamente anche con un vestito. Però, insomma, un orologio elegante è sempre un orologio elegante, si sposa perfettamente con un vestito
un vestito, come si dice, più formale, ecco. Chi utilizza il vestito tutti i giorni naturalmente può vestire tranquillamente questi orologi. Per le occasioni speciali secondo me ci vuole un orologio elegante. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi. Io ora alla fine metterò qualche foto, così vedrete l'orologio più da vicino nei particolari. E se vi è piaciuto il video mettete un like, e chi non si è iscritto che si iscriva. Intanto io vi saluto e alla prossima puntata. Ciao!